la strutturazione, i buoni propositi e la progettazione c'è. C'è una progettazione abbastanza forte da questo punto di vista. Speriamo di avere la collaborazione della popolazione, perché quella dell'amministrazione sembra ci sia tutta. Si presenta così l'Avvenire, il nuovo soggetto chiamato a gestire la raccolta e il trasporto in discarica dei rifiuti nel comune di Scalea. Ditta proveniente dalla Puglia, da Gioia del Colle in provincia di Bari, che ha subito un nuovo progetto che entrerà in campo sin dalla firma definitiva del contratto che avverrà a fine settembre. Piano che ci viene spiegato dal direttore tecnico della ditta stessa. Il primo step sarà quello di risolvere l'emergenza. Per risolvere l'emergenza abbiamo predisposto l'arrivo dei mezzi qui presenti, che sono due laterali, due posteriori, poi gli apecar, un bilico praticamente, e sono in arrivo due spazzatrici praticamente, altri mezzi. Tutta una zona di Scalea sarà servita da un servizio porta a porta, quindi diciamo tutta la zona centrale, centro storico, eccetera, eccetera, che porterà quindi alla completa eliminazione di tutti i cassonetti una volta che saremo arrivati al regime. Per quanto riguarda il resto del territorio, dopo questa zona porta a porta, invece seguirà una raccolta di prossimità, cioè praticamente avremo dei cassonetti calibrati per i condomini, per i villaggi, sempre di differenziato, differenziando sempre carta, umido, vetro, plastica e lattine. Nel periodo estivo ci sarà un raddoppio della quantità di mezzi per poter servire la popolazione che c'è d'estate. Il progetto dell'Avvenire inoltre prevede l'utilizzo delle due isole ecologiche comunali e corsi di formazione per il personale. Il personale è più che sufficiente quello che c'è, perché ci siamo trovati con una realtà di circa 50 dipendenti, che sinceramente per un paese come Scalea ci sembra anche esagerata, però ovviamente come da contratto li riassorbiamo tutti.